Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. È curioso. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi due ospiti nella seconda parte che vedrà Gianluca Paladina alla conduzione. Parleremo di un importante riconoscimento ottenuto dalla SISSA per quanto riguarda gli studi per la lotta contro la SLA. Nella prima parte siamo in compagnia del professor Stefano Pilotto, storico, nostro ospite già altre volte anche a Trieste in diretta, ma specialmente nel telegiornale prima del telegiornale delle 13, con il quale continuiamo in qualche modo il discorso che avevamo incominciato 4 settimane e un mese fa circa, in occasione della scomparsa di Gorbaciov. Lì, come dire, riflettemmo anche, no, professore, sul fatto che Gorbaciov era uno degli ultimi testimoni del Novecento. Due settimane fa, 10 giorni fa, con la scomparsa della regina Elisabetta d'Inghilterra, diciamo un altro grande testimone del secolo scorso se n'è andato, forse rimane Kissinger tra i grandi dello scorso secolo, ma in ogni caso la domanda più che altro è questa: è davvero finito il Novecento? Oppure noi stiamo vivendo una coda lunga del secolo breve? No, non è finito assolutamente. Il Novecento ha comportato due enormi conflitti mondiali e il retaggio del secondo conflitto mondiale si vede ancora oggi. Non si può assolutamente dire da un punto di vista storico che il Novecento sia finito, benché sia iniziato il nuovo millennio, ma tutto quanto è successo nella seconda metà del XX secolo è presente, soprattutto sono presenti le organizzazioni internazionali, le grandi organizzazioni che sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, prime fra tutte l'Organizzazione delle Nazioni Unite, è stato un retaggio della Seconda Guerra Mondiale. Ne è nata un'organizzazione quindi che ha come obiettivo quello di salvaguardare la pace nel mondo, che ha come obiettivo quello di favorire il dialogo fra i vari paesi, ma ha anche, è stata costruita con una struttura particolare che vede i 5 grandi paesi, le grandi potenze, occupare una posizione di privilegio, il famoso seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E il seggio permanente è il seggio che è stato offerto e consegnato e accettato agli Stati Uniti d'America, all'allora Unione Sovietica, oggi alla Federazione Russa, alla Francia, alla Gran Bretagna e alla Repubblica Popolare Cinese. Allora era la Repubblica Nazionalista Cinese, poi all'inizio degli anni 70, con il viaggio di Nixon a Pechino, ci fu il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese e l'avvicendamento all'interno delle Nazioni Unite fra l'allora Repubblica Nazionalista Cinese Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese. Quindi abbiamo queste 5 grandi potenze che siedono permanente nel Consiglio di Sicurezza, che è l'organo che dirige, che prende le decisioni in qualche modo vincolanti per quanto riguarda le Nazioni Unite. Poi abbiamo la grande assemblea dei paesi membri, nel Consiglio di Sicurezza a rotazione abbiamo tutti gli altri paesi membri e insomma abbiamo questa architettura che poi si avvale di numerose altre istituzioni specializzate che ruotano intorno alle Nazioni Unite, che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite. E poi abbiamo anche altre organizzazioni che invece sono nate proprio in armonia con il famoso articolo 51, che prevede la possibilità a livello regionale di creare delle organizzazioni che siano destinate alla soluzione di problemi specifici a livello locale, quindi vuoi lo sviluppo economico, vuoi la sicurezza. Per esempio la NATO stessa, l'Alleanza Atlantica, nacque proprio in questo senso. Quindi abbiamo oggi una struttura del mondo che è il retaggio del Novecento. Ma ha senso? Beh, ha senso, non è che sia facilissimo cambiare tutto, è tutto vero che il mondo cambia, ogni giorno c'è qualche cosa che cambia
e il mondo si deve adattare al cambiamento, così come il mercato si adatta al cambiamento, così come le aziende si adattano al cambiamento, anche le grandi istituzioni si devono adattare al cambiamento. E noi ricordiamo che negli anni scorsi vi fu il tema della, in qualche modo del si parlò della modifica dello Statuto delle Nazioni Unite, della modifica, della riforma delle Nazioni Unite per renderla più aderente alle nuove realtà del mondo. Ma queste proposte di riforme naufragarono. Perché? Perché i paesi che godono di una posizione di privilegio, quindi le cinque grandi potenze, non vogliono condividere questo privilegio con altri paesi, con nuovi paesi. Quindi vi è sempre in qualche modo la gestione del potere, il potere del mondo. E poi la geopolitica ci porta ad analizzare le nuove configurazioni che si vanno creando. E adesso, in questo momento, in questo anno 2022, assistiamo ad una recrudescenza di una sorta di guerra fredda tra l'Occidente e ovviamente la Russia, ma anche molti altri paesi. Qualche giorno fa si è chiuso il vertice a Samarkand, in Uzbekistan, dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, che unisce la Repubblica Popolare Cinese alla Federazione Russa e ad alcune ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, Kirghizistan, Uzbekistan, Kazakistan, ma adesso sono entrati altri paesi, è entrato il Pakistan, l'India, presenti sono degli osservatori, l'Iran, poi anche incredibile, la Turchia è presente in qualche modo, e la Turchia, che è un paese membro della NATO, quindi la Turchia gioca un ruolo chiave in questo momento nella diplomazia mondiale. È come se fosse seduta su due sedie. La Turchia è l'avamposto orientale della NATO, sudorientale della NATO da una parte, ma la Turchia è anche quel paese che negozia con la Russia la questione del Nagorno Karabakh tra Azerbaigian e Armenia. La Turchia è anche un paese presente nel Medio Oriente, quindi ha giocato un ruolo e gioca anche un ruolo in Africa del Nord, per esempio nella crisi libica, come noi sappiamo. La Turchia è contrapposta alla Russia in Libia, ma non lo è in altre zone del Medio Oriente. Quindi la Turchia adesso sta giocando un ruolo diplomatico interessantissimo. E poi ci sono gli altri paesi del Medio Oriente, altre potenze. E quando si parla di potenze, non sono necessariamente potenze militari, ma possono essere potenze economiche, potenze energetiche. Pensiamo all'Arabia Saudita, ai paesi del Golfo, adesso che si gioca una partita incredibile sull'energia, nel momento in cui i paesi dell'Europa e gli Stati Uniti hanno voluto interrompere o vorranno interrompere i canali di approvvigionamento del gas, ad esempio, e del petrolio dalla Russia, e dovranno sostituire questi approvvigionamenti con altre forme. E quindi questi paesi giocano un ruolo nuovo, sono al centro di nuovi interessi per quanto riguarda i paesi europei, tant'è che anche il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri si è recato in Algeria e in altri paesi per andare a concordare nuovi approvvigionamenti di gas e di petrolio. Quindi assistiamo ad un rimescolamento di carte in questo straordinario caleidoscopio che è il mondo. E ci interroghiamo su quelli che saranno i nuovi assetti di equilibrio. Allora, parliamo un attimo della scomparsa della regina Elisabetta, no? Quello che ha colpito molto in questi giorni è stata non tanto la partecipazione degli inglesi al lutto, eccetera, anche se forse nella grandezza era forse anche abbastanza imprevedibile, però tutti qua il commento che si sentiva molto in questi giorni era da quando sono nato c'era sempre, per cui si può anche, bisogna considerare anche questo tipo di influenza per capire appunto le dimensioni del lutto e anche della
come posso dire, dell'esposizione del lutto. Gli inglesi sono, si sa, piuttosto parchi di emozioni, eccetera. Ma insomma, al di là di questo, secondo lei, professore, perché in ogni parte del mondo, poi, perché questo è l'elemento abbastanza curioso, c'è stato comunque un afflato di, come posso, di, diciamo nel senso etimologico del termine, di simpatia nei confronti della regina d'Inghilterra? Ma innanzitutto la persona in quanto tale ha quasi sempre suscitato ammirazione e simpatia. Quali sono stati, a mio giudizio, i punti di forza della regina Elisabetta II? Innanzitutto è una persona verso la quale naturalmente si è orientata la solidarietà di ognuno, poiché da giovanissima, da ragazza, a 22 anni, si è trovata a dover essere la regina di uno dei paesi più importanti del mondo, e quindi è chiaro che il ruolo di regina è un ruolo che va preparato con gli anni. Il suo figliolo Carlo ha avuto invece tempo. Un tempo molto più lungo per prepararsi, quindi questo suo ruolo io credo lo abbia giocato con grande capacità e abilità, e trovo che la sua dote più importante sia stata la moderazione unita alla discrezione. Cioè non è mai stata una monarca invadente, non abbiamo mai avuto l'impressione che fosse stata una monarca invadente o che avesse voluto giocare un ruolo eccessivo rispetto a quello che le istituzioni le hanno attribuito. È stata una monarca discreta che ha esercitato una funzione di riferimento per le popolazioni, e quando dico le popolazioni non ce n'è una sola, ce ne sono tante, alcune all'interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e altre all'esterno di quello che era l'ex impero britannico e che oggi rappresenta il Commonwealth. Non dimentichiamo che paesi come l'Australia e il Canada sono comunque paesi che consideravano la regina come il capo di Stato. Sui loro francobolli c'era l'immagine della regina d'Inghilterra. Per cui anche se la regina non aveva alcun ruolo nella amministrazione di questi paesi, perché i paesi sono democratici, indipendenti in questo senso, mantengono una sorta di legame con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ma a livello locale hanno i loro governi che governano. Ma la regina può esercitare una sorta di influenza perché ha un proprio rappresentante in questi paesi, ma lo ha esercitato in modo estremamente lieve nel corso degli anni, per cui è stata anche amata per il fatto che non ha voluto ingerire negli affari interni di questi paesi, quindi c'è stata un'ondata di emozione interessante anche al di fuori dei confini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. E poi interessantissimo è stato il coinvolgimento invece delle popolazioni all'interno del Regno Unito, quindi gli scozzesi, sì, i gallesi, gli irlandesi del Nord, tutte queste popolazioni che potevano essere tentate da voglie secessioniste, in qualche modo da orientamenti centrifugi, e invece si è cercato di coinvolgere anche durante i funerali. Ci sono stati alcuni riflettuti simboli che hanno avuto come obiettivo quello proprio di coinvolgere le varie culture all'interno del Regno Unito. Io sono rimasto abbastanza sorpreso, pur insomma intendendomi un pochettino di queste vicende, perché insomma poi a me piace, sapete. Sono rimasto colpito da due cose. Primo, che già nel comunicato che annunciava il decesso della regina, già c'era il re e la regina consorte, rimarranno a Balmoral fino a domani, domani arriveranno a Buckingham. Cioè questo passaggio subitaneo mi ha stupito molto, laddove per altri aspetti sono rimasto anche abbastanza affascinato dalla... invece dal complicato riconoscimento del passaggio, cioè il fatto che sia l'Inghilterra
che la Scozia, che il Galles, che l'Irlanda del Nord hanno dovuto in qualche modo riconoscere l'avvenuta successione. Cioè questi, come, che probabilmente, come posso dire, dipende anche dal fatto che non eravamo abituati, perché... No, il passaggio è immediato, perché ogni monarca ha il suo successore, che è già definito, e beh, ovviamente poi questo successore deve ricevere l'avallo, che normalmente è un dato alquanto formale, ma non possiamo escludere che in futuro o in Gran Bretagna o in altri paesi ci possa essere anche una ostilità popolare nei confronti della monarchia. Ma per salvaguardare anche la dimensione democratica del paese occorre la consultazione e l'avallo. Quindi anche Elisabetta, non dimentichiamo che quando suo padre morì, Giorgio VI morì, Elisabetta si trovava in Kenya, Africa, sì. e arrivò in Gran Bretagna già da regina. Il passaggio fu immediato, scese dall'aereo ed era già la regina del Regno Unito e Gran Bretagna del Nord. Per cui c'è questa consuetudine, questa legge che prevede l'immediata identificazione del successore, che poi deve essere. C'è un'altra cosa su cui ho riflettuto e ci collega un pochettino al discorso che facevamo all'inizio, no? La regina Elisabetta ha gestito, diciamo così, anche se il termine non è corretto, 15 capi di Stato, 15 primi ministri, o 14, non mi ricordo, 14, mi sembra 14 primi ministri. Adesso, al di là di ogni altro discorso, l'ultimo, come posso dire, dotato di un certo peso, l'ultimo che potrebbe essere definito uno statista è stato Tony Blair. Poi dopo, diciamo, possiamo anche dirlo, c'è stato un peggioramento per quanto riguarda appunto le figure, che sotto certi aspetti ha anche coinciso con quella che io reputo a livello internazionale la mancanza di punti di riferimento. Cioè nel secolo scorso avevi dei punti di riferimento importanti che potevano essere lo stesso Tony Blair per un certo periodo, fino a quando il suo asservimento è scorretto magari, ma insomma il suo sentirsi l'alleato privilegiato con gli Stati Uniti di Bush forse, anzi sicuramente, gli ha fatto dire e fare delle cose non propriamente, diciamo così, intelligenti, che poi gli sono costati il posto. Però insomma, ce n'erano di personaggi a cui si poteva guardare con un certo interesse, con una certa partecipazione, eccetera. Mi sembra che adesso io non ne vedo, insomma. Beh, adesso io non vorrei criticare nessuno. È chiaro che ogni primo ministro diventa primo ministro perché ha una maggioranza al Parlamento, quindi gode della maggioranza del partito di maggioranza, che adesso appunto è il Partito Conservatore, e infatti la signora Hughes, che ha sostituito Johnson, gode in questo momento della fiducia. È stata proprio scelta. Adesso lasciamola lavorare. Anche Johnson ha avuto un suo particolare stile, che molti hanno criticato, un suo modo di fare a volte un po' brutale, per carità, ma non dimentichiamo che Johnson rappresentava la speranza di coloro che volevano andare fino in fondo. Non dimentichiamo che uno dei caratteri emblematici della cultura anglosassone britannica è quello della testardaggine, della perseveranza. Hanno votato per la Brexit, devono andare in fondo con questa Brexit, e Johnson, la signora Theresa May era più guardinga, più moderata, più attenta forse. Johnson era molto più in qualche modo esecutivo, efficace, voleva arrivare rapidamente in fondo, costi quel che costi, perché poi è costato un patrimonio a questo Brexit, sia alla Gran Bretagna che all'Europa. Ma
Johnson era l'espressione della esecuzione della volontà popolare attraverso il referendum e quindi ha giocato il suo ruolo. Il mio discorso più generale, sì, per dire la verità, no? Nel senso, sì, sui punti di riferimento, per carità, Tony Blair certo è stato un primo ministro importante, ma ce ne sono stati molti altri. Pensiamo tra l'altro al rapporto fra Elisabetta e la signora Thatcher, fra due grandi dame che in quegli anni, per molti anni, la Thatcher è stata al potere e ha condotto una guerra, la guerra del 1982 per le isole Malvine o Falkland, e c'è stato un momento in cui anche lì la corona ha assecondato il governo ha preso quella decisione che poi si è tradotta con un successo sia dal punto di vista, sì, bellico, che poi dal punto di vista elettorale, dal punto di vista della popolarità del governo conservatore della Thatcher. Quindi ci sono stati diversi decenni in cui Elisabetta ha assistito a tutto ciò che succedeva nel mondo, ha assistito alla guerra fredda, ha assistito al periodo della ricostruzione, ha assistito al periodo poi della nuova recessione negli anni 70, al periodo difficile in cui bisognava investire più risorse per la difesa dopo i due contraccolpi petroliferi del 1973 e del 1981, quindi l'aumento anche allora dell'inflazione che aveva portato alla recessione, e oggi ci stiamo trovando in una situazione molto simile a quella. Elisabetta ha assistito in modo compassato, devo dire, a tutto ciò che è successo nel mondo, ha assistito al crollo dell'Unione Sovietica, ha assistito prima ancora alla caduta del muro di Berlino e credo che ha assistito anche agli scandali all'interno della famiglia, e questi forse sono stati i punti più dolorosi per lei, più difficili da gestire. E poi c'è stata la questione di Lady Diana, e in questo senso qualcuno, se non sbaglio, ha scritto sul giornale qualche giorno fa che facendo un inchino ha salvato la monarchia. Io non so se con quell'inchino aveva proprio salvato la monarchia, ma era pur vero che la passione popolare andò verso Diana Spencer quando questa morì, e nel 1997, quindi sono appena passati 25 anni. Sembra quasi che lei sapesse comunque quello che doveva fare nel preciso momento in cui lo faceva. Ecco, anche lì ci sono degli eventi che sorprendono. Elisabetta venne sorpresa dalla enorme, sì, manifestazione di solidarietà e di affetto del popolo verso Lady Diana, che ovviamente in quel momento non era ben vista, perché c'era stata la separazione con il figlio Carlo, poi erano state provate queste altre relazioni che Diana aveva avuto socialmente, sì, con Dodi al-Fayed, e quindi questo aveva allontanato la figura di Lady Diana, ma il popolo amava Diana. E quindi la regina Elisabetta, dopo alcuni giorni di silenzio, per dire la verità, prese la parola per testimoniare anche lei il suo affetto nei confronti. Questo, tra l'altro, è molto ben documentato da quel film The Queen di Stephen Frears, che molti volevano vedere come una sorta di critica, o comunque lo volevano vedere molto critico nei confronti della regina d'Inghilterra, dove invece anche il film poi alla fine è un omaggio alla sua capacità di se vogliamo anche di resilienza, soltanto per usare un termine. Certo, perché qual è l'interesse di una monarchia? E oggi abbiamo diverse monarchie in Europa, e in ogni paese ci sono a volte dei movimenti che si schierano contro la monarchia, perché la ritengono un fatto elitario, la ritengono una questione legata all'aristocrazia, laddove i movimenti di stampo socialista o comunista vogliono eliminare le differenze di classe e soprattutto eliminare tutti i privilegi, le ricchezze, sì. Quindi monarchia può voler dire lusso, ricchezza, privilegio e quant'altro, però la monarchia ha anche ovviamente i suoi meriti. La monarchia rappresenta la continuità storica, al di là delle stagioni della politica, in cui ovviamente oggi non abbiamo monarchie assolute, abbiamo le monarchie costituzionali, e quindi il re o la regina ha
un ruolo molto sfumato, però ha un gode di un diritto di influenza sul popolo, e il re o la regina quindi deve avallare le scelte del popolo, deve benedire in qualche modo le scelte del popolo, e la corona quindi rappresenta la continuità storica. In questo momento quindi le varie popolazioni del Regno Unito lo hanno riconosciuto e onorato, ma i funerali sono stati un momento di promozione per tutte le monarchie. Sì. Oggi il giornale mette in risalto il fatto che il presidente degli Stati Uniti si è trovato in 14ª fila. Non gli capita spesso al presidente degli Stati Uniti di trovarsi, perché? Perché davanti a lui c'erano prima i reali, quindi prima dei vari presidenti. Anche il nostro presidente Mattarella si sarà trovato a 14ª, 15ª, 16ª fila, perché prima ci sono i monarchi. Lì c'è una cosa molto divertente e molto inglese anche in questo, non so se lo ha letto. Ci sono anche le immagini. A Biden è stato concesso di non arrivare con il pullman dei presidenti, ma di arrivare con la macchina blindata, la bestia mi pare che si chiami, eccetera. Soltanto che è rimasto bloccato in un ingorgo e quindi è arrivato in ritardo a Westminster, e quando lui è entrato a Westminster stavano sfilando i reduci di guerra con la Victoria Cross, e gli è stato detto: adesso sfilano i reduci di guerra, lei rimane qui, aspetti. E quindi nelle immagini si vede Biden con la moglie che seguono una persona molto anziana, tra l'altro credo anche in carrozzina, con le... Questo è molto inglese, per dire. Sono i valori tradizionali che hanno un'importanza anche lì nella continuità di una cultura. I valori tradizionali hanno un'importanza, e il presidente degli Stati Uniti ha appreso che c'è un ordine e lui non è sempre alla testa di questo ordine. Abbiamo ancora tempo per un'ultima riflessione. Quando si parla della monarchia inglese, il principe Carlo, il re Carlo, riuscirà a tener saldo tutto ciò? Io credo di sì, se non fa dei grandi errori, perché sapete, il re o la regina sono sempre esposti all'errore. Chi sta lassù sul piedistallo, chi in qualche modo rappresenta il popolo, chi è un simbolo per il popolo, ogni tanto deve muoversi, deve parlare, deve agire, ed è possibile fare degli errori. Quindi se Carlo fa degli errori o farà degli errori, questi potranno pesare sulla monarchia. Pensiamo un istante alla monarchia spagnola. Era presente anche Juan Carlos de Borbón y Borbón, con il suo bastone, dopo che adesso vive lontano dalla Spagna, a Dubai. È certamente avvilente per un monarca, per un Borbone, dover adesso terminare la propria vita lontano dal suo paese. E lontano anche dalla famiglia, con il figlio che mantiene una certa distanza per salvaguardare l'onore del paese, perché quando un re fa degli errori, effettivamente mette a repentaglio la monarchia. Il re deve abdicare prima possibile e lasciare la corona in mano al figlio o alla figlia o comunque al suo successore, e sperare che il popolo in qualche modo accetti questo, vale a dire: bene, lui ha sbagliato e paga lasciando il trono, e speriamo che il figlio sia virtuoso. Quindi c'è sempre il pericolo di un errore, speriamo che questo non avvenga, ma comunque gli scozzesi potrebbero ritornare alla carica sull'indipendenza. Professore, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Potremmo darci eventualmente un altro appuntamento tra 2 o 3 settimane per parlare, perché insomma c'è questa data, c'è questo anniversario comunque importante, che è quello dei 100 anni della marcia su Roma. Ci sono parecchie, tra l'altro, pubblicazioni che in questi giorni stanno uscendo, e lì potremmo anche affrontare, se crede, questa questione poco nota, se vogliamo, ai più, che è quello che portò alla marcia su Roma, perché i libri di testo scolastici del genere si passa dalla fine della prima guerra mondiale alla marcia su Roma. Quei 4 anni che intercorrono
non vengono mai, come dire, spiegati, e lì forse c'è la chiave di parecchie cose, per dire la verità. Per cui, se crede, magari ci vediamo un pochettino più avanti. Grazie. Andiamo in pubblicità, poi linea a Gianluca Paladini. Bentrovati, bentrovati nuovamente a Trieste in diretta, seconda parte, ultima della trasmissione. Giuseppe Legname con noi, coordinatore del Prion Biology Laboratory. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bentrovato, premiato con 600.000 euro il progetto SISSA sui biomaker della SLA. Questo è l'argomento principale di cui parleremo, ma poi insomma anche spesso e volentieri abbiamo come ospiti rappresentanti ricercatori della SISSA, poi avremo anche l'occasione di parlare più a grandi linee anche di altri progetti. Iniziamo da qui intanto, un finanziamento importante, l'importanza di continuare a finanziare la ricerca, l'importanza di vederci chiaro soprattutto su certe malattie, cioè certe patologie neurodegenerative così difficili purtroppo da curare. Per molte la cura non esiste, esatto. La ricerca è sempre più importante ed è giusto finanziarla. Assolutamente sì, quello che noi già facciamo da parecchi anni, il nostro laboratorio in collaborazione sia con laboratori nazionali ma anche internazionali come in questo caso, cerchiamo di capire a livello di ricerca di base i meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative, che servono anche da trampolino per i nostri studenti di dottorato per imparare, diciamo così, il mestiere. Però quello che è l'interesse principale, come diceva giustamente lei, è quello di trovare delle terapie, perché non esistono cure per nessuna delle malattie neurodegenerative che purtroppo affliggono milioni di persone nel mondo, decine di milioni di persone nel mondo. Quello che stiamo cercando di fare con questo progetto, che fortunatamente è stato finanziato da una fondazione americana che si dedica proprio alle demenze frontotemporali ma anche alla SLA, è quello di utilizzare delle metodologie moderne per avere una diagnosi precoce della malattia. La diagnosi precoce è estremamente importante, non solo per le malattie neurodegenerative, ma per tutte le malattie, perché ci aiuta a comprendere l'insorgenza della malattia e pertanto avere una finestra più ampia su dove intervenire per trovare delle terapie efficaci. E una di questi, insomma, uno dei metodi che si sta studiando è quello che chiama anche un po' simile al Covid, no? Sì, una sorta di tampone, una sorta di. Come funziona? Allora, la cosa è molto così interessante per noi, addetti ai lavori, perché noi siamo stati i primi a introdurlo, questo tampone nasale, in cui cerca di catturare materiale utilizzabile per capire che cosa sta succedendo nel cervello. Molto spesso le persone parlano del cervello come di un organo rinchiuso nella scatola cranica e effettivamente invece il cervello comunica con l'esterno. E la via di comunicazione principale del cervello è proprio la cavità nasale, perché i primi neuroni olfattori si trovano proprio nella cavità nasale. Noi da anni già utilizziamo questo tipo di tampone, diciamo, per analogia col Covid, e lo abbiamo sviluppato per diverse malattie neurodegenerative. Diciamo tra virgolette, la fortuna di aver avuto l'utilizzo di questa tecnica anche per il Covid ci ha aiutato a sdoganarlo anche per pazienti affetti da queste malattie neurodegenerative. Prima le persone con i primi sintomi avevano un po' così di paura di assoggettarsi a questo tipo di
tampone. Adesso è diventato una pratica comune che ci ha aiutato appunto a scrivere e a sottoporre questo progetto alla Fondazione Americana. Per misurare quindi un biomarcatore, no? Esatto. Collegato alla SLA e alle demenze frontotemporali, mi aiuto sì. anche ovviamente con sì. gli appunti che ho sotto mano, malattie queste particolarmente difficili con cui avere a che fare sì. che anche in breve tempo portano a una degenerazione della persona veramente repentina. Anche noi di Tele4 abbiamo avuto purtroppo occasione di incontrare malati di SLA, dico purtroppo perché sì. è giusto conoscere queste realtà, ma è anche doloroso averci a che fare, soprattutto per le famiglie che poi curano queste persone e gli stanno dietro. Davvero questo potrebbe portare a una velocizzazione di quelle terapie che si stanno cercando sì. di, non dico di sperimentare, ma proprio di trovare. Assolutamente sì, ma infatti quello che dicevo prima, la ricerca di base è fondamentale, perché diciamo getta le basi di quello del futuro, di quello che potrà avvenire. Quindi capire i meccanismi molecolari in laboratorio aiuta a definire l'ambito, diciamo, biologico dove dobbiamo andare a cercare. E i biomarcatori molto spesso nelle malattie neurodegenerative sono proprio quelle proteine che degenerano in queste malattie e che definiscono la malattia stessa. Quindi la SLA, l'Alzheimer, il Parkinson, le malattie prioniche sono tutte definite da proteine specifiche che, diciamo, definiscono quelle malattie. Ma non c'è un marcatore comune, quindi? No, non esiste un marcatore comune. Esistono meccanismi comuni a tutte le malattie, però c'è poi la specificità delle malattie stesse che aiuta a definirne l'ambito. La cosa interessante è che in questi ultimi anni noi abbiamo definito un meccanismo comune per tutte queste malattie, che però per ogni malattia interviene una proteina specifica che è diversa e specifica appunto per quella malattia. Per la SLA, per esempio, c'è la cosiddetta TDP43, che è una proteina, tra l'altro, scoperta proprio qua a Trieste dal gruppo, da un famoso gruppo dell'ICGB, di Baralle, e poi di recente maggiori contributi li ha portati anche Emanuele Buratti, col quale collaboriamo, e da lì adesso ci aiuta a capire molto meglio la malattia. Siamo molto lontani da trovarne una cura, però sicuramente abbiamo fatto passi da gigante. Quello che fa rabbia è che sia così difficile trovare una cura per questo tipo ma di malattie, sono malattie quelle difficili. Che fanno più paura anche, sì, no? Sì, ma perché sono malattie difficili, non sono malattie, tra virgolette, semplici, sono multifattoriali. Per esempio, le faccio un esempio, la malattia di Alzheimer, le persone tendono a definirla come la malattia di Alzheimer. Ebbene, non è così, ci sono le malattie di Alzheimer, è un continuo di diversi gradi, di diverse sovrapposizioni che portano ad avere gli stessi sintomi, ma possono essere coinvolte diverse proteine o diversi meccanismi che risulta estremamente difficile per il ricercatore o per il clinico darne una definizione, ma la stessa cosa anche per la demenza frontotemporale, per la stessa SLA, cioè non esiste una unicità di malattia, è un continuo di diversi gradi di malattia. Ecco. Mentre demenze, come dire, più popolari, se così posso usare come termine, come la demenza senile, lo dice la parola stesso. Esatto, si arriva a una certa età, anche se purtroppo esistono diversi casi di persone con questa malattia già da giovani sostanzialmente. Sì. Ecco perché fanno così paura malattie anche come la SLA, proprio perché l'insorgenza può avvenire in età tutto sommato giovane, sì, no? Anche a 45, 50 anni, se non prima ancora. Beh, la SLA è unica nel suo aspetto che appunto coinvolgendo gli aspetti motori del nostro organismo
purtroppo può essere presente in una cerchia di popolazione giovane. Noi, giusto venerdì pomeriggio, nell'ambito di Trieste Next, parleremo di questo, diciamo, dualismo, diciamo, dicotomia tra invecchiamento e malattie neurodegenerative, e in cui molto spesso la tarda età diciamo, può essere un campo molto più fertile per l'insorgenza di queste demenze come l'Alzheimer e cose di questo tipo. E quindi è importante sapere che adesso l'aspettativa di vita è molto più prolungata nella nostra popolazione, e purtroppo e in parallelo c'è anche una maggiore insorgenza di queste malattie. Ovviamente le diagnosi precoci sono importantissime, e come dire, è anche la persona stessa che deve cercare in qualche modo di fare prevenzione. Ma come funziona in questo caso? Perché prevenzione nelle malattie lo conosciamo, andare a fare gli esami spesso, eccetera. Come funziona per questo invece? Ma la prevenzione, guardi, è fantastico, perché nei congressi specialistici, per esempio sul Parkinson, sull'Alzheimer, cose di questo tipo, molto spesso uno pensa che si parli soltanto ed esclusivamente della patologia. Eppure ci sono delle sessioni all'interno di questi congressi che parlano proprio di prevenzione, cioè qual è quel modo di vivere che può aiutare a prevenire. Beh, sono le solite cose, cioè una vita attiva, un'alimentazione sana. Ne discuteremo appunto venerdì con degli esperti neurologi che queste cose le vedono quotidianamente. Ci sono degli ingredienti, diciamo, nella vita che uno può utilizzare nella vita di tutti i giorni, che aiuta a prevenire queste malattie. Ovviamente non fumare, non bere, le solite cose che vanno bene per qualsiasi altra patologia, ma sicuramente una vita attiva anche a livello motorio, e un'attiva anche a livello intellettuale, più una sana alimentazione come l'alimentazione mediterranea, aiuta a prevenire tutte queste malattie. Poi se c'è una predisposizione genetica, purtroppo anche una vita c'è poco da fare. Lì non ci si può fare nulla se non intervenire con tempestività. Assolutamente. È per quello che la diagnosi è cruciale, perché se noi abbiamo in mano uno strumento che ci permette di individuare i primi cenni della malattia, a livello proprio anni prima che questa malattia possa poi conclamarsi, quello ci aiuta ad avere una finestra molto ampia su dove intervenire. Quindi in prospettiva su dove individuare dei farmaci o comunque dei interventi terapeutici attivi, diciamo. Chi fa medicina, chi si occupa di ricerca, chi si occupa di queste materie è in costante aggiornamento. Assolutamente, assolutamente. No, i clinici, prima, se non hanno in mano un marker, il biomarker che dicevamo prima, utilizzano diversi, diciamo, criteri che definiscono la probabilità che sia una malattia piuttosto che un'altra. Il problema è che molto spesso i primi meccanismi neurodegenerativi di queste malattie possono cominciare anche decenni prima che la malattia poi venga conclamata. Quindi l'avere degli strumenti diagnostici molto sensibili come quelli che stiamo sviluppando noi ci aiuta a individuare persone che probabilmente nell'arco di 10-20 anni potrebbero sviluppare la malattia, e su quelle persone magari sviluppare interventi terapeutici utili, diciamo. Una sorta di campionamento, quindi. Assolutamente, perché un'altra cosa interessante che credo che gli addetti ai lavori lo conoscono molto bene, ma che è giusto che anche il pubblico conosca, è che sono stati spesi centinaia di miliardi di dollari nello sviluppo di farmaci per le malattie neurodegenerative come quello dell'Alzheimer. E tutti questi tentativi sono falliti miseramente, proprio perché il campionamento era sbagliato all'inizio. Cioè,
chiunque potesse avere l'Alzheimer veniva messo nello stesso paniere. E questo non porta a nessun risultato, perché bisogna definire molto bene il gruppo o i gruppi ai quali vogliamo somministrare certi farmaci per trovare per provare a trovare delle terapie utili. Dottor Legname, ricordo, lei è coordinatore del Prion Biology Laboratory, che fa parte di una collaborazione internazionale, sì, giusto, che include anche l'Università di Zurigo e quella di Verona. Esatto. Anche nella ricerca l'importanza della sinergia e collaborazione tra vari enti internazionali e nazionali, perché poi l'obiettivo molto spesso è comune. Assolutamente sì, perché uno stesso laboratorio, per quanto diciamo grande o ben finanziato possa essere, non ha la capacità di poter avere tutte le specializzazioni che richiede una ricerca articolata e avanzata. Quindi è bene che ci siano collaborazioni, e le collaborazioni le cerchiamo costantemente, perché c'è complementarietà tra le cose che possiamo fare e le cose che altri gruppi possono offrire, che è la stessa cosa che è venuta fuori con questo progetto. Il professor Zanusso è stato quello che ha introdotto a livello mondiale appunto il tampone nasale per altre malattie, e in questo caso lo stiamo sviluppando per questo. La dottoressa Polimedou dell'Università di Zurigo è quella che ha a disposizione un ampio campionamento di persone con questi disturbi, e noi che utilizziamo le nostre tecniche di biologia molecolare che aiutano sia l'uno che l'altro gruppo a sviluppare il test che stiamo sviluppando appunto. Di qui anche per il vostro lavoro, per la vostra ricerca, il premio finanziamento di 600.000 euro, ma la ricerca in Italia è una fatica enorme. Facciamo pure un po' di polemica, tanto abbiamo ragione noi. Servono più soldi, bisogna investire sulla ricerca. Purtroppo non spesso a parole rientra nell'agenda politica, finché non ci urlano gli scienziati in tantissime tematiche. Bisogna agire adesso, a volte purtroppo è anche troppo tardi. No, assolutamente, perché la ricerca costa in termini di personale, perché deve essere personale altamente specializzato, e costa per il costo proprio degli strumenti che utilizziamo. Dai macchinari ai reagenti e cose del genere. Cioè, lo stiamo vedendo tutti i giorni, e uno va a fare la spesa e dice c'è l'inflazione, tutto costa più caro. Si immagini per noi, cioè, uno strumento che costava $50.000 un anno fa, adesso ne costa 70.000. Se uno non ha fondi adeguati per poter fare, non può portare innovazione, non può portare risposte in tempi brevi. Quindi ci vorrebbe uno sforzo nazionale, internazionale maggiore per aiutare i ricercatori. Abbiamo schiere di ricercatori giovani molto bravi, molto brillanti, che hanno bisogno di supporto, e quindi assolutamente sì, cioè, i soldi non bastano mai. Non sono mai abbastanza. No. Di qui il lato, diciamo, pieno del bicchiere da guardare, eppure in Italia abbiamo delle eccellenze dal punto di vista della ricerca, tra cui la Sissa e tante altre. Quindi comunque si riesce a lavorare, a portare avanti i propri progetti, e si riesce anche a ottenere degli importanti riconoscimenti che possono anche portare quei soldini che poi fanno proseguire un determinato tipo di ricerca, però non si può, come dicevamo prima, contare solo su questo. No, c'è una cosa, che il ricercatore ha una dedizione innata e una curiosità innata che riesce a sormontare qualsiasi difficoltà, anche quello di avere fondi ristretti, diciamo, per poterlo fare. Però voglio dire, se uno vuole raggiungere obiettivi molto ambiziosi, ha bisogno di supporto. Diciamo, la dedizione o lo sforzo dei singoli gruppi talvolta, ahimè, non basta. C'è
Ci siete anche voi, c'è anche la Sissa a Trieste Next, ne parlavamo prima, ne parlavamo anche in fuori onda chiacchierando, e Trieste Next si pone degli obiettivi ogni anno fondamentali. Quest'anno ha deciso di porre al centro l'uomo, il suo rapporto con la natura, il mondo, la medicina, la tecnologia, l'uomo al centro, ma non così al centro, nel senso che è circondato da delle vere e proprie emergenze su cui far fronte. È un tema fondamentale questo, e quest'anno si vuole porre l'accento e dà anche l'opportunità a giovanissimi ricercatori di farsi vedere, farsi conoscere. L'importanza quindi di Trieste Next, che ha una dimensione internazionale. Ma è fondamentale la comunicazione della scienza, perché molto spesso noi scienziati veniamo visti come quelli topi di laboratorio che con alambicchi e cose strane. È una nuova figura quella del divulgatore scientifico. Sì, sì, vero, è una cosa che è venuta fuori anche grazie anche al Master di Comunicazione della Scienza della Sissa, che negli ultimi anni ha fornito maggiori contributi, diciamo, a livello di personalità che contribuiscono a questo. Però la comunicazione è importante perché sensibilizza il pubblico. La persona deve capire, deve essere cosciente di quali sono le sfide che ci si pongono davanti, di quali sono le difficoltà di raggiungere certi obiettivi, e quindi comunicare anche i risultati, comunicare anche quelli che sono quello che è la nostra quotidianità a una persona, diciamo, che non ha magari tutti gli strumenti per poter capire a pieno l'importanza di certe ricerche. Quello è fondamentale, perché se più condividiamo, maggiore coscienza c'è da parte pubblica, e si spera che a livello politico poi ci sia anche una sensibilità maggiore al fornire gli strumenti adeguati per la nostra ricerca. Se la memoria non mi inganna, mi aiuti anche lei, all'attenzione mediatica della SLA è venuta in soccorso questa pubblicità che poi ha creato anche un giochino dal nome Ice Bucket Challenge, dove le persone si rovesciavano un secchio d'acqua fredda in testa e poi comunicavano l'attenzione per una malattia come la SLA. Prima di allora quasi nessuno aveva contezza dell'esistenza di questa malattia, o si sapeva ma non si sapeva bene cosa fosse. È stato un anno dove a livello mediatico, dai telegiornali ai giornali ai video, YouTube, dappertutto, hanno spinto parecchio, no? Ma quella è la dimostrazione che abbiamo bisogno di un modo diverso di comunicare il problema, perché se una persona non è coinvolta direttamente, cioè non ha un familiare, un conoscente, un amico che ha questo problema e quindi tocca con mano quali sono i problemi, è difficile che venga sensibilizzato all'urgenza, perché c'è un'urgenza di fare questo tipo di ricerca. Il fatto di usare YouTube o altri media per far vedere qual è l'importanza di una malattia del genere aiuta sicuramente. Quindi i nuovi strumenti servono proprio per espandere l'orizzonte delle persone che possono capire quali siano le problematiche che dobbiamo affrontare. Ecco. Ho ancora qualche minuto, cercherò di essere breve nella domanda. L'equipe che lavora attorno a un progetto come questo, com'è composta? Quante persone sono? Varia. Noi abbiamo la fortuna alla Sissa di avere tanti studenti di dottorato, che è una formazione di terzo livello, quindi persone che hanno già fatto master, eccetera, eccetera, che come percorso di studio e di lavoro fa solo quello, quindi fa solo lavoro di laboratorio. Quindi sicuramente avere delle persone preparate, motivate, giovani, quindi entusiaste di quello che fanno. E ci vogliono anche delle persone senior, cioè delle persone che hanno più esperienza per capire come aggiustare il tiro. Tante volte noi dobbiamo, se uno si accanisce sempre a cercare delle risposte, magari non vengono. Quindi il nostro gruppo oggi come oggi non è grandissimo, siamo 6-7 persone, però abbiamo ognuno con le sue competenze, o tutti devono sapere? No, tutti devono sapere quello che succede in laboratorio, però ci sono individualità che si occupano più di certi aspetti rispetto ad altri.
Negli anni passati io avevo un gruppo molto più ampio, a parte la fatica di seguire un gruppo di 30-40 persone che è veramente troppo ampio, però ti dà la possibilità di aprire un po' lo spettro degli interessi che hai. In questi ultimi anni cerco di concentrarmi più su questi aspetti di diagnostica e di meccanismi molecolari che ci permettono appunto di soprattutto far crescere i giovani ricercatori, che è un po' la missione di noi che lavoriamo come professore alla SISSA, ma poi cercare di sfruttare questo cercando di dare risposte a problemi importanti. Chiuderei chiedendo, è arrivato questo premio, ora si continua. Assolutamente, non ci si ferma mai, finché il prossimo passaggio è quello di continuare a sviluppare questo, quello che abbiamo promesso di fare con questo finanziamento, ma cercare di trovarne altri di finanziamenti, magari raffinare un po' l'obiettivo di trovare diagnosi, ma soprattutto è la cosa che da sempre io cerco in modo quasi spasmodico di fare, è quello di trovare una cura, perché sarebbe veramente una svolta importante per tanti pazienti, ma soprattutto le famiglie di tanti pazienti, perché ci dimentichiamo che a ogni paziente c'è un contorno di diverse individualità che soffrono con loro questo tipo di situazione. Un dramma all'interno del dramma. Giuseppe Legname, grazie per essere stato in nostra compagnia, coordinatore del Prion Biology Laboratory. Non mi resta che augurarle buon lavoro e in bocca al lupo per le future ricerche. Grazie anche a voi. Grazie a voi telespettatori per averci seguito. Ora la pubblicità, poi come da programma la ginnastica dolce, la nuova puntata di Alla Fermata alle 19. Non perdetela, ci sono importanti novità con la Trieste Trasporti alle 19.30 al telegiornale di Tele4. Buonasera. Questo spazio è realizzato in collaborazione con